have six in. If not, we'll have to have two. Well, you're coming up at our end, aren't you? So I'll get one with you. I want you to let us have six in, especially not with the food. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Insieme con il Brasile è tre volte campione del mondo. È importante perché nella società di oggi i ragazzi sono la parte predominante. Poi insegnare anche a come comportarsi, sicuramente già a scuola imparano da parte dei professori, delle maestre a comportarsi bene, però poi usciti fuori dalla scuola la realtà è totalmente diversa. Quello che uno può dire più che altro a livello sportivo è di comportarsi bene, soprattutto quando ci sono questi grandi eventi da sostenere. Quindi queste riunioni sono importanti per far capire che lo sport va vissuto nel modo giusto, nel modo sportivo e basta, senza pensare esclusivamente a vincere, perché poi negli sport ci sono le vittorie e le sconfitte. Quando una persona riuscirà a capire che anche la sconfitta è segno di civiltà, allora forse ci sarà una tranquillità maggiore anche nel contesto generale della vita quotidiana in cui viviamo. Ma innanzitutto doti fisiche, doti tecniche, doti morali, servono tutte queste cose, applicazioni al ruolo che uno cerca di intraprendere, perché poi sono tutti sacrifici che uno deve fare per arrivare a certi livelli, perché oggi senza sacrificio difficilmente si va avanti. Quindi per un professionista, diciamo anche a livello calcistico, deve fare enormi sacrifici. Ma di divertirsi innanzitutto, di pensare che in quel momento è un gioco, un passatempo, e poi dopo, quando arriva una certa età, si rende conto se può continuare oppure farlo solo a livello sportivo, perché poi purtroppo si creano a volte anche delle illusioni e i ragazzi ci rimangono male. Quindi prenderlo, diciamo, lo sport, soprattutto il calcio, nel modo giusto. Prego.